dell'arte medievale e moderna, possiamo dire, a questo punto, perché arriviamo a Colantonio. Questa correzione in corso d'opera. E perché l'anno scorso sono andati molto bene e quindi vediamo da una cosa importante questa di riuscire a, insomma, anche ad aprire un pochino le aule universitarie o i musei della sovrintendenza. Io sono, insomma, partecipo all'organizzazione, ma Magna Parsa, Alessandra Rullo e la professoressa Lucherini e la mia collega Alessandra Rullo, che oggi gravi motivi non sono potuti essere qui. Quindi tocca a me semplicemente ringraziare il professore Pierluigi Leone De Castris, che è il mio ex collega e amico, e dargli la parola. Amico ed ex collega, che può sembrare. Pierluigi, ti ho lasciato. Però ecco, diciamo, in effetti il senso di queste iniziative è di fare in modo che non ci sia questa lezione frontale, no? Pierluigi, se sei d'accordo. E infatti mi sono messo in diagonale. Ecco, mettiamoci in diagonale, nel senso che è un'occasione per tutti, in primis per gli studenti, ma anche per tutte le persone interessate, di poter avere l'occasione di avere il professore De Castris che ci parla degli affreschi anche in maniera meno formale, no? Assolutamente. Siamo fuori da un'aula universitaria, siamo, ecco, siamo nel luogo giusto. E quindi io ringrazio Pierluigi e seguirei tutto il suo percorso così come pensa di farlo. Bene, allora ovviamente anch'io lo faccio, questo ringraziamento. Ringrazio Marina e i colleghi, non tutti appunto sono presenti come Marina ha ricordato, per questo invito. Lo faccio con piacere per tanti motivi. Intanto perché gli studenti che in qualche caso ci sono e che seguono, hanno seguito delle mie lezioni, sanno che larga parte del mio modo di parlare di queste cose si svolge davanti agli oggetti, davanti alle cose. Credo fortemente in questa necessità tutte le volte in cui questo si può fare. Dall'altra perché un'iniziativa come questa e come altre a cui anche di recente ho partecipato, diceva Marina che l'ultima è di sabato, di qualche giorno fa, mi danno modo di non solo agli studenti ma a tutti i partecipanti di far conoscere un po' meglio quella che è la nuova accessibilità di questo luogo. La chiesa di Santa Maria della Regina Vecchia, un contesto non solo splendido, ovviamente questo lo vedete con i vostri occhi, io non sono tanto abituato a commentare in termini di, come dico, di qualità o anche di osservazione le cose su cui parlo, però al di là di questa cosa che vedete con i vostri occhi, indubbiamente Donna Regina Vecchia è un luogo raro a Napoli e non solo a Napoli, perché effettivamente è un luogo che per tante ragioni che proveremo a dire mostra una situazione e una sintesi fra l'architettura e la decorazione ad affresco, ma anche la plastica. Non scordiamo che siamo passati avanti, non ne parleremo se non in maniera marginale, al monumento sepolcrale di Maria d'Ungheretti in Camaino, cioè uno dei capolavori più straordinari della scultura trecentesca a Napoli. Dicevo, Donna Regina veramente presenta questa straordinaria sintesi senza quei mutamenti, quelle trasformazioni, quei restauri, se non in minima parte, che invece i monumenti napoletani di età angioina obiettivamente presentano. Quando non lo presentano, come nel caso di Santa Chiara, eccetera, tutto ciò è stato causa di interventi anche molto complessi di ripristino, e quello che vediamo dell'originale in realtà ha poco dell'originale veramente. Nel caso di Donna Regina Vecchia non è così, cioè noi abbiamo l'impressione, tranne qualche lacuna, di entrare nella chiesa voluta e come lei l'ha voluta di Maria d'Ungheria, di questa grande committente della quale invece dovremo parlare. Quindi questo è un luogo raro che tra l'altro per molti motivi è rimasto abbastanza ai margini della conoscenza dei napoletani e dei turisti, un po' fuori dai circuiti. Oggi invece mi fa piacere di dirlo, lo dicevo a Marina, passiamo da dentro il Museo Diocesano, perché diciamo il recente, si tratta di una cosa molto recente, il recente collegamento
e la possibilità di fruire in un'unica vista di Donna Regina Vecchia all'interno del Museo Diocesano, io credo che è una grande chance per i napoletani e i non napoletani e i turisti di conoscere questo luogo straordinario che è Donna Regina, che per molti anni è stato un luogo eletto per quei pochi che lo conoscevano, perché chi visitava o chi seguiva i corsi della scuola di restauro dei monumenti che è ancora qua, e oggi è invece offerta finalmente a una fruizione senz'altro più ampia come il monumento merita, come questo monumento.